Ciao, allora vediamo insieme questa ricetta che è una ricetta di Rosa Di Fonso del gruppo Nuvolo un amore di pasta madre di cui sono iscritta. È un pane morbido molto adatto per tramezzini e per fare colazione, dolce e per usarlo con i salati. Allora mettiamo tutti gli ingredienti nella ciotola tranne il burro. Mettiamo la foglia, possiamo girare tranquillamente con la foglia, il burro lo metteremo alla fine. Quindi qui uso i ligoli, o se volete la pasta madre, trovate in descrizione le dosi anche per la pasta madre. Bene, faccio girare, faccio amalgamare bene gli ingredienti. In questo modo, se vediamo che l'impasto risulta, ma le dosi sono precise, se risulta un po' duro possiamo anche mettere un goccino di latte, io l'ho fatto alla fine, questo dipende molto dalla farina che usate. Qui ho messo giusto qualche goccia in più della ricetta prevista. Quindi giriamo bene prima di mettere il burro. Ecco qua, vedete, ci metto giusto un goccino in più. Ok, basta. Allora, giro ancora un pochino. Regolatevi in tutto 10 minuti, non lo so. Vedete, occhio, vedete quando è ben amalgamato. Iniziamo a mettere il burro a pezzettini che avevo lasciato a temperatura ambiente, ma con questo caldo che fa si è ammorbidito anche troppo. Quindi poi giriamo, lo facciamo assorbire e portiamo a incordatura. A incordatura, quando vediamo che la ciotola rimane bella pulita, ci possiamo fermare. Era un po' che non facevo video degli eventi di Rosa. È vero che con questo caldo sono un pochino ferma perché accendere il forno è diventato un problema. Tra l'altro arrivano anche bollette salatissime in questo periodo. Quindi faccio un video ogni tanto. Questa ricetta però mi attirava molto. Ho visto le amiche del gruppo, ripeto, è Nuvola un amore di pasta madre, naturalmente dovete essere iscritti per vedere gli eventi e i file con tutte le ricette. Allora, una volta pronto lo metto in questa ciotola, lo lascio a temperatura ambiente per 2 ore e poi in frigo dalle 12 alle 18, presso poco, valutate voi ad occhio. E poi lo tiro fuori. Lo lascio prima acclimatare da 1 ora a 2 ore e dopodiché lo divido in 4 parti. Vedete, il mio è ancora un po' freddino, forse dovevo lasciarlo un pochettino di più. Se volete pesate i pezzi, però dividendo così vengono, diciamo, quasi precisi, tanto poi vanno a lievitare, non serve che siano precisissimi. E ogni pezzo mi aiuto con un po' di semola, ogni pezzo lo vado a ripiegare così e pirlare. Quindi procedo così per tutti e 4 i pezzi. Quindi una volta che ho pirlato per benino le palline,
Naturalmente, ripeto, sto seguendo tutte le indicazioni di Rosa negli eventi, questa è una ricetta di Rosa di Fonso, e quindi vanno messi dentro un contenitore da plum cake, anche quadrato, e poi vi farò vedere le foto di Rosa che ha usato un altro contenitore. Io ne ho uno rettangolare, quindi le vado a posizionare dentro questo contenitore, anche se è un po' grandino, si vede così a occhio che è un po' troppo grandino. Ne ho un altro che è troppo piccolo, questo è un po' troppo grande, quindi sicuramente non usciranno con la lievitazione, non usciranno fuori dal contenitore per dare quell'effetto che poi vi farò vedere su quello di Rosa, però non importa perché io lo preferisco un pochino più bassino, diciamo la fitta che poi andremo a tagliare. E quindi copro così, metto un po' di semola sopra, ci metto la pellicola e lascio lievitare almeno 3 ore. Devono crescere e raddoppiare. Ok. Controllo ogni tanto, vedete si stanno già muovendo e aspetto. Come vedete, più di questo non mi crescono, cioè sono arrivate quasi al bordo, però dovrebbero arrivare fino al bordo. Ma non importa, io proseguo così. Allora, poi vanno fatti dei tagli, molto morbido, vedete, e ci va messo una strisciolina piccolina di burro. Ecco qua, prima di andare ad infornare. Il forno sta già a temperatura a 180 gradi, poi vi metto le descrizioni. Ecco qua, e vado ad infornare. Di seguito vi faccio vedere, ecco qua, vedete, Rosa di Fonso ha utilizzato questo contenitore quadrato. E vedete, più piccolino, quindi sono cresciuti, ha lievitato benissimo uscendo un pochino fuori. Ok, ho infornato, comunque sta crescendo un pochino, vedete, se il contenitore era più piccolo, ripeto, sarebbe proprio scoppiato un pochino di più, però va bene così, la fitta sicuramente andrà bene. Quindi sono 40 minuti di cottura. E i primi 20 a 180, poi dipende dai vostri forni, potete abbassare a 160. Queste sono le indicazioni della ricetta. Poi, come sapete, i forni sono diversi e quindi anche la cottura prosegue in modo diverso. Ho aspettato un pochino prima di tirarlo fuori, ma si è staccato benissimo dal contenitore. L'ho messo su una gratella a raffreddare un pochino prima di tagliarlo, ma sicuramente lo taglierò ancora un pochino caldo. Mi attira molto, sono curiosa di vedere l'interno. Questo vedete è quello di Rosa, vedete qui ci viene una bella fetta. Adesso vi metto anche la fetta, la sua fetta, guardate com'è bella. E adesso vedrò la mia, che sicuramente è più bassina, ma va bene lo stesso. Apriamolo, apro perché non resiste, è morbidissimo, avete visto? Vediamo. Wow, bello, molto molto bello. Bellissimo, veramente una ricetta strepitosa. Guardate. Tagliamo qualche fetta, eccole qua. Sì, forse se l'avessi fatto lievitare ancora un altro pochino sarebbe stato meglio, però è una bella fetta, direi. Che dite? A questo punto io ringrazio Rosa della ricetta e guardate che morbidezza, bella, bella. E vado a fare colazione con una bella fetta, ci metto un po' di burro, marmellata di mirtilli. E naturalmente, se volete, potete usare queste fette come tramezzini con il salato. Vi ringrazio della visione, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!